UNESCO per la diffusione della cultura italiana all'estero, presidente del Centro Studi Crisi e ricopre numerosi altri incarichi di promozione della cultura italiana nel mondo. È inoltre responsabile MIBA per il progetto di studio sulle presenze minoritarie in Italia. Ho un elenco molto lungo di titoli, ma preferisco lasciargli la parola in modo che sia lui a presentarsi con il suo intervento. Dante, una cultura linguistica contaminata e contaminante oltre la commedia. Do il benvenuto al professor Pierfranco Bruni, grazie mille di essere con noi oggi. Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti voi, grazie di questa... di questo convegno, di questi convegni, di questo incontro che pone all'attenzione problematiche che riguardano certamente Dante, ma riguarda in modo particolare la questione delle lingue, la questione della lingua, la questione delle contaminazioni linguistiche all'interno delle epoche, all'interno delle civiltà, all'interno delle società. È chiaro che il tema che affronteremo questa sera, che affronterò io questa sera, riguarda in modo particolare Dante e la lingua, le eredità, come ben è stato detto, le identità. Ma io credo che sia necessario immediatamente inserire all'interno di questo nostro dialogare, di questo mio pensiero, il rapporto, come ben avete fatto in 56 edizioni, il legame, il dialogo e l'empatia, anche io direi, tra il multilinguismo e il multiculturalismo, perché lingua e cultura sembrano aspetti, elementi che possono essere in modo articolato omogenei, ma sono eterogenei. Sono eterogenei perché la lingua è dentro la cultura, ma la cultura appartiene chiaramente ad una derivazione e ad una identità che è quella prettamente etnolinguistica. Ecco, io voglio entrare in questo discorso attraverso il concetto antropologico di etnos nella lingua o nell'eredità che ha manifestato Dante non solo nella Divina Commedia, ma in tutta la sua funzione di intellettuale, di politico, di poeta, di filosofo, di teologo, di profeta. E credo che questo sia un dato fondamentale, perché parlare della lingua in Dante significa entrare chiaramente in una visione, o meglio in una dimensione, che pone in essere anche un aspetto ontologico, teologico e filosofico. Dico questo perché nel corso di questi anni, all'interno dei miei saggi, dei miei lavori, ho posto sempre l'attenzione su un perché, su una motivazione, che può sembrare semplice, che può sembrare facile a mio avviso, ma che per me non è stata tale e non è tale. Perché questo significa entrare dentro il 200, dentro il 300, attraverso le eredità che il 300 ha manifestato e quelle eredità che ha trasmesso. Ovvero, l'interrogativo che ci si pone è questo. Dante ha scritto da poeta in volgare, ha scritto da filosofo, se vogliamo anche da antropologo della lingua, in latino. Quindi questi due aspetti, il volgare illustre di Dante, il latino della tradizione virgiliana e di Stazio da una parte, sono aspetti che rientrano in quella visione che poi si è manifestata nella Divina Commedia. Ma come si arriva alla Divina Commedia dal punto di vista linguistico? Questo è l'altro interrogativo. Io credo che il De Vulgare Eloquentia, scritto chiaramente all'interno di un'epoca molto travagliata, inquieta, vissuta da Dante in esilio,
allontanato dalla sua madre terra, diventa necessario. Il De vulgari eloquentia è il testo necessario per capire, per comprendere non solo la funzione che ha avuto Dante, ma la funzione che ha avuto la lingua all'interno della modernità che diventa poi attualità. Modernità che diventa attualità. E De vulgari eloquentia è un testo innovativo. È innovativo perché recupera, sostanzialmente manifesta, tutta la tradizione, che è la tradizione latino e greca anche, al di là di quello che si possa dire di un Dante che non conoscesse il greco, ma ci sono delle derivazioni nella sua opera complessiva che rimandano non soltanto al mondo greco e arabo, ma al mondo ellenico, quindi pre-greco classico. Questo significa che all'interno di questa visione Dante diventa innovativo col De vulgari eloquentia, ma diventa nello stesso tempo rivoluzionario con la Divina Commedia. Ovvero, quella Divina Commedia che è scritta nel superamento della lingua di Virgilio e quindi nella volgarità illustre, nel volgare illustre, quindi nel dialetto sostanzialmente, per capirci, diventa un portato non soltanto semantico, sintattico, grammaticale, come è stato detto quando si parlava del rapporto tra Dante, volgare e greco. Dante tra latinità e eloquentia espressa attraverso il volgare. Ma questo significa che la rivoluzione linguistica di Dante parte da molto lontano e non parte soltanto all'interno del Dolcis in Nuovo, della scuola siciliana, parte da quella derivazione che è una derivazione prettamente mediterranea. La lingua di Dante è una lingua mediterranea, profondamente mediterranea, radicata all'interno della cultura e della visione e della dimensione mediterranea. Perché dico questo? Perché in Dante la poesia diventa il portato ontologico in sé, e noi lo abbiamo visto chiaramente con le tre cantiche, ma lo abbiamo visto inizialmente con un'opera che da considerarsi anche questa, anzi soprattutto questa in incipit, rivoluzionaria, la Vita Nova, incipit Vita Nova. E come è scritta quest'opera Vita Nova? Beh, è il modello moderno della letteratura. Dante a metà del 1200 innova e rinnova la lingua attraverso la Vita Nova. La Vita Nova è un prosimetro, non si era mai visto un'operazione letteraria strutturale del genere, quindi entra immediatamente nel capovolgimento di quell'operazione letteraria, linguistica e poetica alla quale eravamo stati abituati sin dal rapporto tra cultura poetica greco-latina. Cioè rompe quello steccato e quella tradizione che andava da Saffo a Virgilio Ovidio. E come rompe questa tradizione dal punto di vista sintattico? Rompe questa tradizione usando la parola. La parola è in sé un linguaggio, è il primo linguaggio con il quale l'uomo si confronta. Ma il linguaggio di Dante è in incipit fatto di segni, e quindi i segni portano ad un immaginario vero e proprio. Eredita questa visione dal mondo greco-latino, chiaramente, ma dentro il mondo greco-latino di Dante, quindi il legame, il rapporto manifesto tra una poetica, se vogliamo, staziana, di Saffo, ovidiana, in modo particolare Ovidio più che Virgilio, io direi, perché Ovidio diventa punto di riferimento epocale all'interno dei processi culturali e letterari e linguistici di Dante. E questo porta Dante chiaramente a rinnovare la parola, scorporarla dal segno, scorporarla dai segni, farla diventare parola, e la parola diventa linguaggio, perché il prosimetro che noi leggiamo
nella vita nuova non è altro che una innovazione dal punto di vista chiaramente linguistico. Ma quando avviene un'operazione dal punto di vista linguistico, un'innovazione, è naturale che dietro questa operazione della lingua c'è una semantica della metafora, ovvero, entro nella filosofia vera e propria, una semantica della filosofia della parola. Abita le parole, abitare le parole. Un'operazione del genere è stata studiata attentamente da una grande filosofa spagnola, Maria Zambrano. E abitare il linguaggio, abitare le parole o la parola significa, ha significato per Dante, ma anche per me, per noi, può significare abitare quello status della coscienza che è sapienza, che è saggezza, che è conoscenza. Per Dante la lingua era scoperta, ricerca, ma anche conoscenza vera e propria. Il De vulgare eloquenzia, ecco perché io considero tale opera necessaria, ecco perché la considero innovativa. Mentre il Convivio, che è un'opera piuttosto filosofica, viene scritta chiaramente in un linguaggio diverso, in cui la lingua è quella madre di Virgilio, ovvero lingua che lui chiama mamma, lingua madre. E credo che questo sia anche poi la necessità per Dante, il bisogno per Dante, di dare alla Divina Commedia una composizione contaminante dal punto di vista positivo. Contaminante perché deve essere conosciuta da tutti. E che cosa può, e come può essere conosciuta da tutti un'opera? Attraverso quel linguaggio che diventa popolare. Quindi inventa Dante non solo una lingua, ma inventa una cultura che è la cultura popolare, inventa quella visione, quella dimensione in cui l'antropos diventa ethnos, diventa logos. Quindi il linguaggio, l'eredità che esercita la funzione di Dante, partendo dal mondo greco-latino, attraversando il mondo arabo, tutta la cultura esoterica araba è dentro Dante, dal punto di vista anche linguistico, perché se andiamo a penetrare proprio dal punto di vista semantico i concetti, le parole che troviamo nella Divina Commedia, ci sono questi rimandi, ci sono questi elementi che ci portano ad una condizione in cui il volgare viene inteso appunto, come lo dice nel De vulgare eloquenzia, nobile. Nobile. E quindi il latino, che è nobile, dice Dante, in modo artificiale, cioè usa l'artificio dal punto di vista linguistico. Dal punto di vista linguistico, il volgare è nobile in quanto riproduce un'originarietà che è possibile comunicare a tutti. E diventa da questo punto di vista, questa nobiltà delle diversità tra lingua volgare e latino, indispensabile. Dante è indispensabile da questo punto di vista, dal punto di vista della rivoluzione linguistica che esercita in sé. Quindi se il latino è nobile e artificiale, il volgare è un'evoluzione illustre. E beh, e questo è un'eredità dantesca che manifesta poi all'interno di quei processi che saranno i processi che verranno assorbiti da Boccaccio, superati da Petrarca, troveremo in Marsilio Ficino, supereranno il Rinascimento, supereranno addirittura Manzoni, per ritrovarli intatti in un personaggio, in una figura, in uno scrittore che diventa perno centrale del Novecento anche dal punto di vista linguistico, Gabriele D'Annunzio. Ecco, se noi dovessimo ripercorrere la storia della lingua, la storia della cultura linguistica, la storia dell'antropologia delle lingue, è chiaro che dovremmo andare, che si dovrebbe andare da Dolcis in Nuovo, Dante, che eredita dalla scuola siciliana, dal Tosco, poi tutta quella funzione che ha avuto la comunicazione in sé, fino alla funzione che ha avuto nella rivoluzione linguistica il Novecento con D'Annunzio. E quindi io credo che questo sia un dato fondamentale, in quanto soltanto le comunità, soltanto gli uomini parlano, dialogano,
in modo costante. Il linguaggio, questo è un dato fondamentale a mio avviso, diventa ragione, la ragione, perché attraverso il linguaggio noi dialoghiamo, e Dante sapeva benissimo questa funzione, in cui il linguaggio crea espressione. In fondo, se noi andiamo ad un'opera di stampo prettamente latino, l'unica opera compiuta dal punto di vista filosofico e politico, De Monarchia, cioè la monarchia, che è l'opera compiuta in 3 volumi, scritta completamente in latino, beh, qui noi troviamo la funzione che ha avuto sostanzialmente quella prima lingua che diventa poi la lingua in sé artificio, mentre la lingua illustre in sé diventa la poesia. La divisione tra la filosofia e la poesia in Dante assume una sua importanza particolare, una sua funzione nel parlare come parola di servizio proprio all'interno di questa manifestazione che è la manifestazione letteraria. Ecco, noi dobbiamo tenere presenti questi due aspetti, l'elemento letterario, quindi la poesia in Dante, che ha una sua funzione volgare, e la funzione filosofica che ha un dialogare in termini di illustre artificio latino. Ma le eredità diventano chiaramente proiezioni che noi poi andremo a constatare nei secoli successivi. Il Machiavelli del Principe assorbe tutta la funzione che ha avuto la monarchia di De Monarchia di Dante, ma che va oltre, come Guicciardini stesso nelle storie italiane. Quindi questo linguaggio diventa, in un interscambio di visioni, diventa libertà della comunicazione. Lingua e libertà per Dante. Credo che questo essere liberi è usare o saper usare il linguaggio come funzione trainante all'interno di un processo che è un processo culturale in cui la stessa visione di libertà diventa fondamentale. Se noi dovessimo leggere il 16° canto del Purgatorio con la figura di Marco Lombardi, ci troviamo di fronte proprio a questo concetto di libertà, la libertà come visione dell'eloquenza, la libertà come visione della conoscenza, della parola. Quindi gli altri due elementi sono ereditari in quanto l'eloquenza è la sapienza, è conoscere, è sapere, ma che diventa anche saggezza. E qui subentra un'altra dimensione, attenzione, qual è l'altra dimensione che subentra? Subentra una visione escatologica, se vogliamo, anche nella lingua. E la funzione escatologica di Dante nella lingua quale può essere? Da una parte le lettere di San Paolo, che diventano fondamentali nella comunicazione, nella cultura del Mediterraneo orientale, quindi l'Oriente dentro questa funzione linguistica di Dante, ma subentra anche la saggezza, la brevità della vita, usata come termini paradigmatici all'interno di una visione ermetica della parola, ovvero Seneca. Quindi San Paolo e Seneca, i linguaggi sono dentro questo mondo greco, questo mondo latino vero e proprio. E allora queste eredità diventano un vero e proprio modello in cui la lingua è provvidenziale. Ecco, ho ascoltato la relazione precedente, molto interessante, molto precisa. E qui la funzione della lingua dentro il mondo ebraico diventa ancora di più fondamentale, perché scava in quelle etimologie che diventano simboli segni, come diventano simboli segni gli elementi pitagorici dentro la Divina Commedia e dentro la funzione che Dante ha avuto all'interno dei processi in cui il concetto di etnia diventa il concetto propedeutico della lingua e della funzione che ha avuto la lingua. La lingua è instabile, la lingua è incoerente, diceva Dante. Il De vulgare eloquenza diventa un perno centrale, come ho detto all'inizio, ed essendo instabile, essendo incoerente, è costantemente in transizione. Ciò che Dante scrive nella Vita Nova non è il Dante linguistico che poi troviamo nelle Eloghe. Non è il Dante che noi troviamo in alcune rime sparse,
non è il Dante che troviamo nell'inferno, lo possiamo trovare nel paradiso, che è già una lingua superata rispetto al canto dell'inferno, alla cantica dell'inferno. Quindi vedete come questo passaggio in Dante diventa transitivo, diventa perennemente in transizione. Perché questo? Perché per Dante l'idioma in sé è anche una forma biologica. Una forma biologica. Perché noi usiamo le parole attraverso un confrontarci con gli altri. E Dante, che sapeva, conosceva questo aspetto, si manifesta proprio con una lingua che ha bisogno di essere vissuta. La lingua vissuta. E questa lingua vissuta di Dante non è altro che il pozzo dei ricordi, il pozzo della memoria. Quella Firenze che ritorna, quella Toscana, quel mondo tosco, quella lingua tosco, che ritorna nel mondo ravennato, nel mondo del pellegrinaggio, dal 1300 fino al 1321, diventa il pozzo della memoria non soltanto delle forme tematiche, delle forme filosofiche di Dante, ma diventa il pozzo della memoria dal punto di vista linguistico, perché è in quegli anni che recupera tutto ciò che Dante aveva espresso. E se le grandi opere di Dante escono proprio in quegli anni, dal 1303 al 1321, significa che quel pozzo della memoria non è soltanto il pozzo del ricordare in termini ontologici, se vogliamo, in termini metaforici e metafisici, ma anche il ricordare le origini, le appartenenze, le eredità, che diventano le identità che verranno trasmesse ai secoli successivi. E su questo Pietro Bembo ha fatto una grande discussione, come il testo Galateo si è espresso in modo non tanto positivo su alcune terminologie della Divina Commedia, ma la Divina Commedia è il linguaggio della modernità, è il linguaggio che ci appartiene, è il linguaggio che appartiene alle generazioni che noi stiamo costruendo oggi. Pensate un po', è stato citato il quinto canto dell'inferno, ma pensate all'ultimo canto del paradiso. La metafora delle stelle che chiude le tre cantiche significa che quella metafora delle stelle, dell'inferno, del purgatorio e del paradiso è una metafora usata come lingua, è stata usata come idioma e usata come volgare, come lingua del popolo, come cultura popolare, come cultura prettamente popolare. Ecco perché poi scolasticamente noi abbiamo recuperato le diverse funzioni o le diverse visioni dell'aulico, del curiale, del convincente all'interno di tutta questa visione. Ma la forza di Dante nasce chiaramente da una forte consapevolezza della lingua cicerroniana, che non ha più bisogno di esistere, di essere in quel tempo. La lingua di Cicerone è una lingua altra, è una lingua che non comunica più alle sue generazioni. Quindi lui diventa profeta anche dal punto di vista linguistico, perché si rende conto che all'interno di questa dimensione linguistica c'è il volgare comunicativo. Il volgare comunicativo. L'essere di una comunità, ovvero è proprio questo. La lingua è bene comune, deve essere bene comune. Cioè deve appartenere a nessuna ristretta cerchia. E questo mi pare che sia un dato fondamentale che ci dà la possibilità poi di capire perché la lingua o le lingue sono in transizione. Perché le lingue, come si usava a dire una volta, diventano lingue tagliate, cioè lingue non parlate o parlate a metà. Ma perché le lingue sono contaminanti. Noi veniamo contaminati dalle lingue, ma se veniamo contaminati, diceva Dante, è chiaro che contaminiamo successivamente. E che cosa rende comune ciò? Questa è la grande domanda. Che cosa rende importante la lingua? Che cosa rende rappresentativa la lingua nell'eredità e nelle contaminazioni per il prosieguo del nostro tempo futuro? Anche all'interno della commedia, o soprattutto all'interno della commedia, è la poesia. La poesia
E allora ritorniamo al discorso iniziale. Dante si esprime in volgare nella poesia, perché è la poesia sostanzialmente che cambia i tempi, che cambia le ragioni dell'essere. Beh, Zanzotto, un poeta moderno, contemporaneo, aveva ben capito tutta questa espressione. Pasolini lo aveva intuito e chi maggiormente aveva caratterizzato tutta questa visione è stato l'Ariosto già. Dal 4 e 500 ha inserito nell'Orlando Furioso quella grande lezione che era la lezione appunto di una lingua incoerente che diventa transizione. Con la lingua si attraversa la poesia e Dante sapeva bene tutto questo elemento, tutto questo aspetto, perché attraversare un'epoca, un tempo attraverso questa visione significa anche dare un senso a quelle tre caratteristiche, e vado per concludere, che hanno caratterizzato sia Dante e sia le epoche moderne, ovvero il mondo nordico tedesco, il mondo greco che ancora insiste con questo parlare o con questo recupero della mediterraneità profonda, perché non è soltanto la cultura in sé della Magna Grecia che recupera il Mediterraneo, ma è la lingua che viene trasportata attraverso la poesia, e il mondo meridionale occidentale, ovvero quelle tre lingue o quelle tre funzioni che sono state le funzioni che noi viviamo costantemente, la lingua doc, la lingua d'oile, la lingua cosiddetta del sì. E Dante aveva individuato addirittura 14 parlate regionali. Vedete com'è moderno Dante, come è moderno in questo contesto in cui il Mediterraneo incontra gli Adriatici, e Dante li aveva incontrati. Il mondo dei Balcani, il mondo del Mediterraneo vengono attraversati da Dante sia nel convivio, sia nel divulgare eloquenzia, sia nella separazione dei poteri, de monarchia, che è un grande libro di attualità, la separazione dei poteri, e nella Divina Commedia. Ma la Divina Commedia sostanzialmente che cos'è dal punto di vista sintattico, se vogliamo usare questo termine? È la sintesi di tutto questo rapporto tra vita e letteratura, tra vita e politica, tra dimensione onirica in Dante e modello chiaramente, chiaramente metaforico. E dentro questo credo che rientri proprio quel concetto, e chiudo, che ci permette di rivedere le stelle, che ci impone, tra virgolette, a salire le stelle, a muovere il sole e le altre stelle. L'amore muove il sole e le altre stelle. Vedete come la lingua diventa una metafora in cui la stessa metafora crea immagini. L'immaginario di Dante è fatto da parole, è fatta da linguaggi, è fatta appunto da un'eredità che ha recuperato dalla tradizione, ma che è immesso in una tradizione che è diventata rivoluzione nella modernità. Credo che questo sia uno dei temi fondamentali oggi per capire quel Dante semantico, antropologico, ma anche quel Dante che è metafisico nelle parole. La metafisica di Dante non è soltanto una filosofia, è anche una parola, è anche un parlare, è un tempo ciclico. Sostanzialmente è un tempo ciclico che lancia la capacità, la possibilità in cui Omero incontra Virgilio, ma entrambi incontrano chiaramente l'Antico Testamento. E su questo il linguaggio è un linguaggio fondamentale. Non sono soltanto le forme, attenzione, non sono soltanto le cosiddette, brutta parola, cose che incontrano, i personaggi che noi incontriamo nella Divina Commedia, no. È un sentire, un percepire, un intuire. L'intuizione di Dante è la profezia che lo rende e lo ha reso, a mio avviso, raggio divino. Ecco perché continuiamo a parlare di Dante. Grazie.